Amici bellini, allora prima di tutto calma perché è notte e quindi non gridiamo, non gridare, non gridare. Tutto a posto, che tanto non si grida. Qui dobbiamo analizzare questa partita e partendo da questa partita anche fare delle analisi un po' più profonde perché cominciamo. Allora, amici belli, la faccia di Spalletti dice un po' tutto, eh. Poi anche la conferenza dice tutto. Lorenzo Bar, benvenuto. Il VAR. Togliamo subito da mezzo quelle che sono gli equivoci. È rigore, punto e basta, me lo devi dare. Se non me lo dà l'arbitro, me lo deve dare il VAR, punto e basta. Il Napoli, però, lasciate like. Siete scarsi al like. Non avete le motivazioni per lasciare i like. Invece no, li dovete lasciare, che il Monza merita, il Monza ha meritato, lo diciamo chiaramente ad altissime lettere, lo diciamo a chiare lettere, bravo il Monza, bravo Petagna, bravo Palladino, giocano a pallone, non si sono solamente chiusi, hanno anche proposto e hanno meritato di vincere. Mettiamo le cose in chiaro. Poi voglio andare nel profondo, perché dobbiamo parlare della partita, abbiamo pagelle, abbiamo screenshot, abbiamo un pochino le parole di Spalletti che però in conferenza mi è sembrato un po' confuso, specialmente quando poi deve ribadire 4-5 volte non è un problema di motivazioni, gli chiedono ma forse sono mancate le motivazioni e Spalletti ma allora eri distratto, ho detto che abbiamo sbagliato dei passaggi e vabbè. E poi gli chiedono un'altra volta, ma non è che forse il Napoli è stato appagato? E allora non mi capisco. Però c'è un momento, c'è un passaggio della conferenza dove lui dice, ma quelli che poi hanno giocato di meno, è colpa mia che li ho fatti giocare di meno? O forse questa formazione che adesso arriva a campionato vinto, ed è importante ricordarlo, è anche uno stimolo, possa essere da stimolo alla società per dire, guardate che abbiamo fatto benissimo, però se poi arrivano dei momenti, perché arrivano dei momenti della stagione, tu puoi spingere sempre al massimo, poi ti serve che le riserve performino a livello dei titolari e se ne cambi troppi, probabilmente Spalletti ci dà anche una risposta del perché ha utilizzato i titolarissimi così tanto nell'inizio di stagione e siamo andati bene, poi qualche infortunio e stiamo andati bene lo stesso, però poi quando ne cambi troppi però c'è anche da ricordare che il centrocampo era il centrocampo titolare e quindi in un allargamento delle situazioni io sto sentendo ed è giusto, il Napoli dice da aprile ha avuto un po' di difficoltà, però io voglio tornare un pochino più indietro, non solo aprile, vedete, prendo queste partite in esame e parto da Napoli-Lazio, questo è l'inizio di marzo. Napoli-Lazio è stata una di quelle partite dove ci hanno ingabbiato, la Lazio gioca tutta indietro, grande catenaccio di Sarri, famigerato come catenaccio di Sarri e così, però poi il Napoli dopo la brutta partita con la Lazio si riprende alla grande perché fa 2-0 con l'Atalanta e 4 gol al Torino, mica male. Poi male di nuovo perché arriva il momento Milan, che poi in mezzo a queste partite arriva anche la Champions, ma la voglio togliere da mezzo. Male col Milan, benino ma non proprio benissimo con il Lecce, almeno arriva il risultato, però già con il Lecce serve il gol di Di Lorenzo e un autogol. 0-0 col Verona e va bene. Bene con la Juventus però, si riprende di nuovo e si vince con merito anche se al 91esimo. Dopodiché Salernitana, lo sappiamo com'è andata, la voglia di festeggiare un po' di braccino. Con l'Udinese ci si sblocca definitivamente, nonostante ancora non una grandissima partita, perché lo dobbiamo dire. E quindi è un periodo bello lungo da analizzare, non è la partita col Monza. La partita col Monza voi mi potete dire, vabbè ma che ce la fotte, e lo capisco pure quelli che stanno dicendo io voglio festeggiare e basta, applausi ai ragazzi e va benissimo, però se la metti in ordine di come è andata, perché poi Napoli, attenzione, fa bene il secondo tempo con la Fiorentina, ancora non una grande partita, però sono serviti due rigori per segnarne uno. Con il Monza dovevano arrivare due rigori e non sono arrivati, ecco perché il Napoli ha dimostrato nell'arco del tutto il campionato, che non viene mai aiutato dagli arbitri, di essere il famoso più forte di tutto e di tutti, perché se poi andiamo a vedere questo è l'andazzo del Napoli, guardate dopo l'inizio dove c'era anche equilibrio, guardate la linea rossa del Napoli come si staglia e mantiene questo
questo andamento incredibile, mentre le altre arrancano e si allarga la distanza tra la primissima, che è il Napoli, e le seconde. Se poi vai a vedere invece il rendimento da marzo in poi, come abbiamo analizzato così, il Napoli è sempre quella linea rossa, un po' ad alternanza, e mentre vediamo la Fiorentina ha fatto molto bene, il Monza ha fatto molto bene, perché noi abbiamo affrontato una squadra, abbiamo affrontato la Fiorentina, abbiamo affrontato il Monza, abbiamo affrontato la Lazio, dobbiamo affrontare l'Inter, abbiamo affrontato la Juventus, il Torino, proprio tutte queste squadre che hanno fatto meglio di noi in questo periodo e abbiamo affrontato in questo periodo. Come vedete il Milan langue, fatto molto male il Milan, ha fatto male anche la Sampdoria, ovviamente il Lecce, l'Empoli, lo Spezia e anche il Bologna, che adesso dobbiamo affrontare. Quindi attenzione, il Bologna ha fatto molto bene all'inizio, un po' come l'Atalanta a metà campionato, ma adesso così è così. Ecco perché il Napoli deve dare una bella risposta, secondo me, con l'Inter, col Bologna, finire bene. Bisogna finire bene, perché sono poi i presupposti anche per l'anno prossimo. L'anno prossimo potrebbe cambiare tanto e forse è giusto pure che cambi qualcosa, perché non è detto che questa stessa squadra, con le stesse condizioni, senza quella freschezza a dire siamo la sorpresa, ci avete messo fuori dalle griglie, dalle grigliate, e adesso vi facciamo vedere noi. Potrebbe volerci, non dico una mini rivoluzione, però qualche cosa deve cambiare, perché lo sappiamo come funziona. Siamo pronti con le pagelle, ma prima facciamo un po' di screenshot, perché dobbiamo vedere come arrivano questi due gol del Monza, gol probabilmente evitabili. Partiamo da questa situazione dove Zielinski avrà anche protestato poi alla fine, ma non c'era il fallo. Non credo che questo intervento di Rovella, insomma, si arrovellano un pochino tra di loro, ma alla fine Rovella non lo butta a terra, c'è un inciampo generale e riparte il Monza in contropiede. Il contropiede molto molto veloce, fatto bene. Vediamo che qui c'è Elmas che poi darà una mano, ma andiamo a vedere con calma, perché c'era un fallo che si poteva fare e siamo purtroppo alle solite, io lo devo dire. Qua è proprio Anghissà, che poi Anghissà ce l'aveva fatto vedere il fallo sistematico contro l'Udinese, invece qua gli scappa l'avversario, non lo prende, continuerà una corsa blanda. C'è anche Lobotka che poi continuerà la sua corsa. Qua cadono tutti, c'è Elmas, c'è Berezinski che cade, veramente succede un macello. Si sviluppa il contropiede e andiamo a vedere poi cosa succede, perché alla fine una delle cose che mi fa arrabbiare di più, quando si sviluppa poi il contropiede, vediamo Caprari poi l'uno contro uno con Rachman, Anghissà almeno è arrivato, c'è Elmas che almeno la corsa l'ha completata. Manca Berezinski, dove sta Berezinski? Perché è rimasto a terra? Che volevi anche tu un fallo così? Arriva tardissimo Berezinski. Nel frattempo qui arriverà Zerbin, cercherà di dare una mano, però poi finirà al centro e non andrà bene, perché poi lo stesso Zielinski resterà dove stava a terra alla ricerca di un fallo perduto, che non è mai successo. Però Berezinski dove? E non è capitato una sola volta, è capitato altre volte purtroppo. Per quanto riguarda il secondo gol, quello di Petagnone, io sono tornato un pochino indietro per capire perché eravamo così storti. E se vedete, l'azione si sviluppa poi dal portiere del Monza, fanno un paio di passaggi e finiscono in porta, perché c'è Lobotka sulla fascia e c'è un pochino tutto storto, perché si parte da questo calcio di punizione che, se non sbaglio, viene da un fallo di Elmas, che fa il fallo, gli tira proprio la maglietta proprio per evitare, anche se la palla era lunga, insomma vabbè, lo spende il fallo. Questo calcio di punizione verrà ribattuto da Anghissà e poi saliranno tutti, salirà Osimhen, il più veloce è Kvara, che da questa zona andrà in pressing sul portiere, seguirà poi Pessina, alla palla arriverà Pessina che viene seguito da Lobotka, che non riesce il primo contrasto, Pessina la manda in avanti e succedono una serie di uno contro uno. Il primo è Oliveira che non mette la pezza, e poi c'è l'uno contro uno Juan Jesus, Petagna e Rachmani con l'altro che era credo Mota, e là succederà la frittata, perché vi faccio vedere. Esatto, su questo lancio sposto un attimo l'immagine per farvi vedere, esatto, faccio vedere questa cosa qua. Qua c'è un contrasto che non riesce praticamente ad Oliveira, e qua c'è il 2 contro 2 dove Juan Jesus in questo momento sta ancora bene sull'avversario, però vedete chiama proprio il passaggio andrà là,
e quindi la rincorsa, la prima rincorsa la farà Rachmani. Poi c'è un secondo passaggio che secondo me è importante, che è questo qui. Al momento del tiro, guardate quanta distanza c'è, si è creata tra Juan Jesus e Petagna. Capisco Juan Jesus che accelera la corsa e vuole andare a dare una mano a Rachmani, perché qui l'avversario, credo fosse moto, poteva fare un rientro al centro e quindi è giusto andare a dare una mano e al raddoppio con Rachmani. Però nel momento in cui tira, qua Juan Jesus deve fare un altro check con lo sguardo e capire dov'è Petagna. Mentre lui continua la corsa, si troverà qua, sulla ribattuta di Collini, la palla finirà poi a Petagna in questa zona e quindi ci sarà troppo distanza tra Juan Jesus e Petagna. Petagna avrà tutto il tempo di sbilanciarlo con un movimento e farà un gol facile. Quindi questo porta a dei voti che purtroppo rovinano poi la media. Io per questo voglio fare una media ponderata, insomma una media a scudetto vinto e poi la media delle altre partite. Però lo dobbiamo fare per completezza. Do 6,5 a Gollini perché fa un altro paio di parate oltre al gol che prende, dove è praticamente colpevole. Gollini c'è, secondo me è un portiere affidabile su cui si può fare affidamento. E chissà se Spalletti lo sta utilizzando proprio per capirne sul lungo quanto Gollini può dare una mano magari l'anno prossimo. Dobbiamo capire la situazione di Spalletti. Mi dispiace dover dare 4,5 a Berezinski, mi sembra un giocatore che... Mi spiego perché non possa mai giocare, perché Di Lorenzo non ne possa saltare nessuna. Zanoli qualche minuto l'aveva fatto, Berezinski è stato messo la Cremonese ed è stato messo in questo caso. Sono andate male tutte e due, purtroppo, l'avevo detto, se per Oliveira io parlo di terzino normale, di giocatore normale, con Berezinski io vi dico Yusai. Vi ho detto Yusai e qualcuno dice Yusai vicino Berezinski è un signor giocatore, quindi lì veramente poca roba, non l'ho visto performante. Do 5,5 a Rachmani, arriva anche al tiro, a un certo punto si prende una licenza, arriva in aria, servito da Osi, arriva anche al tiro, finisce alto. Devo dare 5 a Juan Jesus perché perde completamente la sfida con Petagna, e do 5,5 ad Oliveira perché comunque arriva a metterci la testa di fisico su un altro calcio di punizione, che il Napoli muove bene la palla, arriva il colpo di testa di Oliveira, forse uno delle occasioni più pericolose. Poi c'è stato il tiro di Anguissa che lo porta ad avere 5,5. Il resto della squadra per me è un 5 generale. 5,5 non chissà perché arriva a tirare e a impegnare il portiere. Do 5,5 allo Botta perché meriterebbe un 6, però lo abbasso di mezzo voto perché c'era un passaggio per Zerbin che, fatto con un pochino con i contagini un poco meglio, poteva portare Zerbin davanti al portiere. 5,5 a Zielinski, anche lui arriva al tiro a sporcare i guantoni, però ci aspettiamo di più anche da Zielinski. Do 5,5 ad Elmas, così non mi dite ah, sei innamorato di Elmas, c'hai il debole. Anche lui sbaglia qualche passaggio di troppo. 5,5 ad Osimhen, che non risulta decisivo, lo servono anche poco, però non è che può fare tutto lui. E 5,5 anche a Zerbin, qualcosina ha provato a fare nei 45 minuti, ma non è che io me la posso prendere poi tutto con Zerbin. È così. Per quanto riguarda quelli che entrano, do 5,5 anche a Kvara, anche a Politano, anche a Di Lorenzo, anche a Raspadori. Forse Raspadori un pochino di più degli altri. Simeone ingiudicabile in quei pochissimi minuti, non c'è bisogno nemmeno per sfizio, facciamo vedere quando poi entra anche Simeone come si mette il Napoli con queste due punte. Kvara resta qui, Zielinski e Raspadori restano i centrocampisti centrali in questa situazione qua, con Zielinski un po' dietro, Raspadori un po' più avanti. Entra Politano che non incide, Berezinski, Di Lorenzo, anche Di Lorenzo non è che riesce a fare altre sovrapposizioni, e questo è quella che è stata la partita. I temi sono tanti, perché ovviamente sono tanti, bisogna riflettere come abbiamo fatto sull'andamento, perché il Napoli è come se fosse diventato spuntato, si è un po' dimenticato di come si segna, e i gol che facciamo o sono dei rigori o dei calci di punizione che vengono mossi bene, qualche calcio d'angolo, però abbiamo perso un pochino quelle che sono le nostre attitudini a creare. Ma lo fai solamente se giochi sopra ritmo, devi far andare il pallone a 1000 all'ora, e allora fai valere la tua velocità, la tua tecnica, gli 1-2, gli spunti da parte di Kvara. Non dimentichiamoci che è ancora il miglior assist man del campionato, ma sono parecchi mesi che non fa gol e non mette assist. Lo spunto ci dà il rigore contro la Fiorentina, però insomma, Osimhen viene dall'infortunio, Kvara è esausto, la fascia destra
funziona e non funziona, e lo sappiamo, pochissimi gol. Un altro che dopo Osimhen e Kvara ci sono i gol di Elmas e ci sono gli assist di Zielinski, che pure stanno venendo meno in questo periodo. Io credo che la benzina sia ampiamente finita, al di là delle motivazioni, perché le motivazioni, ci dice Spalletti, ci sono e li vede allenarsi bene, però un po' si festeggia, un po' la classifica, neanche il Monza aveva motivazioni di classifica, però aveva motivazioni davanti al suo pubblico, fare bene, tutti avranno delle motivazioni per battere o mettere i bastoni nelle ruote al Napoli, che avrà lo scudetto. Quindi questi sono esempi di partite che avverranno anche l'anno prossimo, dove si spera che il Napoli però si sia riposato, abbia messo le cose a posto, abbia chiarito tutti i dubbi di mercato che ci saranno inevitabilmente, ed è la speranza è che il Napoli non sia, questa stagione del Napoli non sia una meteora messa lì, una stagione incredibile e irripetibile. Mettiamo le basi, si può fare in Italia specialmente, poi la Champions è un'altra storia, ma in Italia specialmente si possono mettere le basi lavorando bene con le idee per vincere a lungo, per rimanere sempre lì a lottarsela, secondo, primo, una volta fai terzo, però rimanere sempre lì, sempre in Champions e sempre competitivi per lo scudetto, perché abbiamo dimostrato di saperlo fare, e non possiamo poi buttare a mare tutto così, perché dobbiamo essere uomini d'amore, ma col cervello di farlo sempre e avere anche un pochino più di... la famosa, cazzi, se ne parla sempre a Napoli, ragazzi, fai un fallo, non farlo arrivare in aria, spendilo un fallo. E questa è una cosa che non impara. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ci sarà altro da dire, sicuramente voi mi potete dire la vostra, imbeccarmi su cosa mi sono dimenticato. Non si fanno tragedie, perché non si fanno tragedie, però perdere col Monza, adesso c'è l'Inter, c'è Bologna, la Sampdoria, si può ancora fare il record, si può ancora fare. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che bella, io me li faccio. Sono Saverio Assoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete la faccia di like? Niente più, dai, basta, basta, sei cringe. Quante cose.